Devo essere breve, quindi mi corre l'obbligo di lasciare la parola con tanto orgoglio ad uno dei nostri camerati che ha seguito da sempre la coerenza e da sempre dal Movimento Sociale Italiano al Movimento Sociale Fiamma Tricolore, lo troviamo sempre con noi e per tutti noi è sempre e comunque una guida, Antonio Giordano. Bravo! Gentili elettori, simpatizzanti e militanti della Fiamma Tricolore, mi pregio di portare a tutti voi il saluto del nostro segretario nazionale, candidato a Premier onorevole Luca Romagnoli, e un suo particolare ringraziamento a tutti i giovani della Fiamma, ai giovani che da sempre con costanza militano nel nostro partito con spirito di sacrificio e con grande senso di responsabilità. In questi ultimi mesi stiamo assistendo a una vergognosa sceneggiata che vede i leader dei principali partiti fare a gara a chi la spara più grossa, chi abolisce l'IMU, chi l'ISI, chi il ticket e tanto altro. Cosa volete che vi prometta la Fiamma? Che abolisce l'IVA? No, noi non siamo così, noi non promettiamo favole, non possiamo promettere cose che proprio non esistono. Siamo persone oneste, non siamo millantatori. Non siamo pagliacci, non siamo come gli altri. Vogliamo partecipare, non vogliamo partecipare a questa gara a chi la spara più grossa. Oggi vediamo questi leader scagliarsi l'uno contro l'altro, pur sapendo che fino a poche settimane fa tutti hanno sostenuto il governo Monti e tutti sono complici in qual misura dello Stato in cui versa la nostra Italia. Una sorta di oligarchia questa che deve smettere di esistere e che la Fiamma denuncia da sempre. È il popolo a dover scegliere, è le persone oneste e capaci, non opportunisti, che senza nessuna vergogna saltano da un carro all'altro non per le tesi programmatiche dell'uno o dell'altro schieramento, ma solo per salvaguardare la propria poltrona o quella di qualche amico del cuore. Non è accettabile che si facciano beffe di milioni di italiani, molti dei quali sull'orlo dell'indigenza, senza provare alcuna vergogna. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, ed è per questo che ci proponiamo come alternativa a questo sistema e a queste persone. A queste sirene d'Ulisse e senza paura portiamo avanti le nostre battaglie sociali, battaglie dure che combatteremo strenuamente, battaglie che comportano sacrifici, difficoltà, fatica, ma che saranno gratificate dal consenso delle persone oneste. Se qualcuno si illude che la nostra sia l'ultima battaglia, sappia che nessuno riuscirà mai a spegnere in noi quella sete di giustizia sociale e che mai e poi mai daremo o accetteremo voti dai poteri forti o da quelle forze oscure che si chiama mafia. La nostra forza è nella coerenza, nella fede ideale, nella devozione a quei sacri principi e valori che il nostro Giorgio Almirante ci ha trasmesso. La nostra forza è stata consacrata da tanti martiri che in tanti piazzi d'Italia diedero la vita. Questi giovani non hanno tradito e certamente non lottavano per quest'Italia decaduta, ma lottavano per un'Italia migliore. La Fiamma Tricolore vuole dare risposte alla gente, non alchimie, ma proposte reali, fattibili, moderne. La Fiamma propone il mutuo sociale per le giovani coppie che devono costruirsi una famiglia. Propone il salario minimo di inserimento sociale per i giovani che al 18° anno sono disoccupati, in attesa che trovino un lavoro migliore. Propone l'eliminazione dei privilegi e delle consulenze milionarie. Propone la sovranità monetaria affinché siano le banche ad essere a servizio dello Stato e non viceversa. Riteniamo che sia indispensabile che si accorci il divario che esiste fra le fasce sociali, garantendo a tutti un tenore di vita dignitoso e favorire perciò le politiche occupazionali e una nuova politica fiscale, tagliando gli sprechi e il costo della politica. Chi pensa che la lotta di un popolo, di una comunità, possa essere stroncata si sbaglia di grosso. Oggi come ieri, migliaia di uomini,
e donne sono mobilitate per sostenere le ingiuste rivendicazioni di un popolo vessato, bistrattato, preso prigioniero dalle logiche affaristiche e di governi imbelli e incapaci. La fiamma tricolore non mollerà mai, continuerà a lottare per la gente comune, per i disoccupati, per le casalinghe, per i pensionati, per le famiglie monoreddito. Noi non daremo mai meno ai nostri impegni, non svenderemo la nostra parola per ottenere un osso da rosicchiare. La fiamma tricolore riconosce un solo padrone, il popolo che soffre e che per questo che continua a lottare sempre e comunque. Amici e militanti calabresi, continuate ad essere fieri e tenaci delle vostre battaglie. Noi siamo i soli a poter guardare dritto negli occhi chiunque, senza provare alcuna vergogna. La nostra forza numerica non è grande, ma è grande la nostra lealtà, la nostra onestà, la nostra dignità. I nostri candidati sono persone per bene, persone del territorio, calabresi e reggili d'occhio. Questa è la nostra forza. Non è certo nostalgismo il nostro, non è un tornare indietro nel tempo, ma è il desiderio di combattere per il riscatto della nostra terra, affinché si liberi dell'attuale schiavitù politica. Molti sono esausti, stufi, noi no, noi ci crediamo ancora, però siamo molto, molto arrabbiati. Noi non ci rassegneremo mai a stare sotto il tallone dei malfattori, continueremo sulla strada dell'impegno politico e sociale, tenendo bene a mente una frase di un nostro poeta: ad una cosa si badi bene, c'è stare in piedi in un mondo di rovine. E allora, amici elettori e militanti della fiamma, non abbandoniamo le speranze, non abbandoniamo la lotta. Il 24 e il 25 febbraio mandiamole a casa. Mandiamo a casa il Parlamento degli indagati, dei corrotti, dei corruttori e costruiamo con il vostro aiuto il Parlamento del popolo e per il popolo. Viva l'Italia, viva la fiamma tricolore!